Mercoledì inizia la seconda edizione del Festival Tale Tale Talia, che anche quest'anno si svolgerà qui al Teatro Garibaldi, insieme a spettacoli portati prima dalle scuole, perché è comunque un festival dove ci saranno le scuole che si metteranno in discussione, tra l'altro concorreranno proprio a un festival vero e proprio. La sera invece ci saranno degli spettacoli adatti sempre e comunque con lo stesso tema, quello della legalità, è aperto ovviamente a tutta la cittadinanza e alle associazioni. Il festival vedrà la mattina, come dicevo, concorrere le scuole con tre sezioni diverse, le scuole di primo grado, le scuole di secondo grado e le scuole di teatro. Ci saranno sempre due spettacoli la mattina, inizieranno alle 9 e finiranno intorno alle 13:30. Per poi, nella parte finale, una giuria lì guarderà e giudicherà per poi decidere quali sono, e tra l'altro è sempre un onere per loro riuscire a individuare quelli che sono i vincitori di questo premio, ma soprattutto quello che più ci teniamo come associazione, quello di assegnare un premio che è quello per il premio della critica dedicato ad Antonio Maddeo. Le scuole coinvolte vengono da. C'è una scuola, l'unica scuola di Enna che partecipa quest'anno è il Farinato, quindi lo scientifico di Enna. Poi ci sono le scuole due scuole di Gela, due scuole di Piazza Armerina, una scuola di Catania, una di Foggia, una di Torre del Greco e un'altra scuola di teatro che è il laboratorio di Lucia Sardo. Queste sono, diciamo, le scuole che parteciperanno. Io quest'anno ho voluto, anche come l'anno scorso, avere un filo conduttore che quest'anno ho dedicato più che altro alla figura della donna, intesa come madre chioccia di quello che fondamentalmente è la figura della famiglia. Quanto è importante la sua figura nella parte, diciamo, scolastica e quindi nel rendimento scolastico dei ragazzi nella scuola, ma soprattutto la figura della donna nella mafia, nella camorra, quanto è importante, ma soprattutto come poi magari sono le donne a subire determinate violenze e molto spesso vengono anche dimenticate. Gli ospiti che abbiamo quest'anno, devo dire con grande piacere, hanno aderito anche personaggi istituzionali come il sindaco di Rubiera, che è da 7 anni che loro hanno un festival, Noi contro le mafie, e quindi diciamo che si stanno gemellando questi due festival. Poi abbiamo la presenza di Ignazio Cutrò, che faremo un incontro al Tribunale nell'auditorium Falcone Borsellino insieme al Procuratore Palmeri, che ovviamente ci ha dato la sua disponibilità. E poi sul palco, questo giorno 3, ci saranno Alessandro Gallo e Alessandra Clemente, che è l'assessore alle politiche giovanili del Comune di Napoli. E questi sono fondamentali per quello che è la crescita anche del festival. Vuol dire che il nazionale non è un caso averlo messo, ma è proprio determinato anche da questi personaggi istituzionali e non nella scrittura, anche perché Alessandro Gallo è anche uno scrittore, e quindi ci troveremo a dialogare e confrontarci con le esperienze noi del sud con quelli del nord fondamentalmente. Qualche mese fa è uscito dal MIUR una circolare dove si potenzia quello che è il teatro legato alla legalità. Probabilmente quando io ho pensato a questa manifestazione, a questo festival, qualcuno dice sono avanti, ma è stato probabilmente una coincidenza o un caso. Ma di fatto ormai il MIUR, quindi il Ministero della Pubblica Istruzione, vuole a tutti i costi che il teatro entri pari dentro le scuole e costruire tanti laboratori con i ragazzi, perché solo questo, secondo me, è il momento più importante, è veramente comunicativo, emozionale, quello che è la cultura, il teatro, e non magari spiegare che ci sta anche nei giorni d'oggi a fare gli incontri con i procuratori, con i giudici, però i ragazzi vengono coinvolti sia in prima persona ma anche a livello emozionale nel momento in cui danno e comunicano sopra un palco alla gente che li guarda il messaggio fondamentale che è della legalità.
Il festival si apre il 2 e si chiude il 5. Io invito tutti a partecipare, soprattutto in quelle che sono le serate che poi inizieranno alle 20.30 fino al giorno 5. Per quanto riguarda tra l'altro la visione degli spettacoli che sono in concorso, ci saranno sempre le scuole del comune di Enna che hanno accolto con grande favore questo essere coinvolti anche loro e quindi i ragazzi nel vedere gli spettacoli delle altre scuole, e quindi il teatro sarà sempre pieno di giovani ragazzi, ma soprattutto anche di universitari quest'anno.